Anche questo è di Vincenzo, di Santa Eufemia d'Aspromonte, Reggio Calabria. Sono sentito, mi dice che già forse ha la scheda eco dentro. Forse ce l'ha perché io lo sto provando e si sente il riverbero nell'altra radio che c'ho più vicino. E quindi dobbiamo mettere il Roger Beep, mettere i 120 canali e cercare di sistemare questa scheda perché è solo riverbero, ecco, vediamo un po' se riusciamo. E poi dobbiamo aumentare pure la potenza. Quindi nelle condizioni in cui si trova esce così. Sono 5 watt. Hola! Hola! Mi sto ascoltando con l'altra radio che è qua sotto. Prova la. Quindi adesso lo apriamo, vediamo come è messo internamente e poi facciamo questi lavori se riusciamo. Allora Vincenzo, questo è il suo interno, ho notato che già ha il finale ed è anche originale, 2SC1969, il finale maggiorato, però come potenza è un po' scarso, evidentemente non sono stati cambiati i componenti che di solito si aggiungono qua. Questa è la scheda eco messa in questa posizione con la colla. Qui c'è questo relè che serve per commutare ricezione e trasmissione sull'uscita della scheda eco. Io lo eliminerò questo, userò un altro sistema poi. Quindi cercherò di rallentare un po' il delay, no. Rallentare giusto il delay, la velocità. Adesso sto facendo confusione. Quindi mi metto a fare qualcosa e vediamo poi alla fine cosa viene fuori. E il lavoro è completo anche sul secondo apparato di Vincenzo, su quest'altro apparato. La scheda eco ce l'aveva già, ho cercato di sistemarla diversamente per quanto riguarda sia le ripetizioni sia per quanto riguarda il delay e la velocità. Mettiamo un po' di aggiustiamo queste qua, sennò poi mi dimentico e rimangono senza sciogliere la cera. Allora, la scalina dei 120 canali l'ho messa in questa posizione. Volevo dirti che la radio era spostata di 500 kHz. Cioè mezzo kHz più in basso, e quindi ci ho messo il trimmerino giallo solito con l'aggiunta di un altro condensatore, quindi l'ho riportato in frequenza e adesso risponde su tutti e 120 canali. Qui c'è il Roger Beep, io l'ho regolato in questo modo, se già te l'ho detto l'altra volta, se devi cambiare tono e durata del tono, però può sembrare scomodo perché dici tu: come faccio a mettere il cacciavite da qui per regolarlo? Ecco, basta allentare poco poco questa vite, lo giri così, lo regolo, lo torno com'era e poi avvito di nuovo la vite, se dovessi cambiarlo. Ti ho cambiato tutti i potenziometri perché erano tutti sballati, non li avevo nuovi, però sono usati ma di apparati dismessi e in buone condizioni. Ecco, non gli apparati ma i potenziometri. Dalla parte di sotto non c'è molto da vedere, solo questa resistenza. Questo è per il preascolto, a differenza dell'altro che c'è il trimmer. Qui, visto che non c'è il doppio l'ipermodulatore, ho usato un altro sistema. Ti metti una bustina, una resistenza da 68 ohm, questa è da 47. Se dovessi innescare, fare l'effetto lasso, ne la cambi, ma non credo. Qui sul banco va bene. Adesso quindi lo chiudiamo e lo proviamo. Allora, come quello. Esclusione eco, esclusione per l'ascolto. Cioè così è escluso, così è inserito, PA per l'ascolto. Così è escluso. Canali alti, canali normali, canali bassi. Questo è rimasto invariato, questo è staccato, era già staccato, con i fili staccati da forse colui che ha fatto il lavoro dell'eco ha tolto i fili. Io l'ho lasciato così, non l'ho toccato. Ti ho solo ripristinato il che cosa che io
mi sta avendo un lapsus, non l'RFKN. L'eco poi si regola da qui, questo è rimasto invariato e quindi adesso non resta che fare la prova. Allora, eco escluso, la potenza è fissa ed è questa qua. Sono 10 watt. Hola! Hola! Sono 20 in modulazione. Quindi adesso mettiamo l'eco. Mettiamo il preascolto, alziamo un po', vediamo un po' che succede. Prova. Attenzione, passo! Troppo basso, alziamo. Allora, attenzione, prova! Devo abbassare un po' la ripetizione, un attimo. Fatto. Allora, prova. Attenzione, passo! Infatti adesso va a finire, se prima invece continuava, già un altro poco. Passo! 1, 2, 3, prova! Anche qui ho usato il sistema che se noi lasciamo la portante e poi riprendiamo subito la ripetizione di prima, non ci sono più, incomincia una nuova sessione. Prova! Ecco. Prova, 1, 2, 3, prova! Non c'è niente, eh? Hola! Leggiamo. Attenzione, passo! Prova! 1, 2, 3, prova! Questo al massimo naturalmente e lo ripeto non utilizzeremo questa intensità, eh. Forse così. Prova. Pochettino di più. Attenzione alla frequenza 1, 2, 3, prova. Quindi vi ringrazio anche per aver visto il video di quest'altro apparato e vi auguro una buona giornata. Grazie ancora.